Presidente, al di là del fatto che non mi ha risposto sulla necessità e l'auspicio che il parere della Commissione bilancio arrivi in sede referente, ma credo. Onorevole Crippa, quello è un dato di fatto. Lei già Però i dati di dopo fatto, questi 3 anni sa le regole. benissimo. Guardi, io per anni sono qua da 3 anni, quindi per me Quindi ha già maturato tendenzialmente. una certa Ecco, e esperienza nel pretenderei che sapere. le regole Onorevole magari Crippa, possiamo onorevole andare Crippa, abbia rispetto. pazienza. Qui Ma non, non, aggiungo una parte, onorevole quindi Crippa, mi. se lei continua a interrompermi, però, Ho capito, Presidente, ha onorevole facoltà di Crippa. parlare dopo, credo, Allora quindi. prima parlo io, poi riprende la parola lei. Come lei sa bene, spesso e volentieri, non è una questione di rispetto o non rispetto delle regole, perché qui non siamo nell'illegalità. Spesso e volentieri la Commissione bilancio dà il parere per l'Aula. Non è una novità, è una cosa che si verifica assai spesso, è una prassi ormai consolidata sulla quale non c'è nulla da scandalizzarsi. Se lei crede può obiettare e fare dei rilievi di natura politica, dopodiché non è che la Presidenza impedisce alla Commissione bilancio di dare il parere per l'Aula. Prego. Presidente, al di là del fatto che quanto che io le ho posto è una questione regolamentare, quindi se qua dentro c'è scritto che 4 bis, 86-4 bis, che è la Onorevole commissione Crippa, là dentro c'è referente. scritto anche che si contingentano i decreti volendo, quindi abbia pazienza, sono scritte tante cose lì dentro, però noi abbiamo una prassi consolidata e un regolamento parlamentare. Presidente, ma Lei, sto se parlando, vuole. lei mi ha detto, parlo io e poi le cedo la parola, mi sta continuamente interrompendo, Ho capisco che sia capito, lei sta difficile. formulando obiezioni che la Presidenza Ma non non ritiene può fare fondate. obiezioni in maniera costante, mi faccia finire il pensiero, credo che lei abbia la facoltà di intervenire di nuovo successivamente e quindi cioè, mi faccia esprimere Prego. un concetto. Allora, come le dicevo, visto che nell'86 4 bis c'è scritto specificatamente che la commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, vi si sia adeguata al parere della bilancio, vuol dire di fatto che questo parere deve arrivare prima che venga dato effettivamente il mandato al relatore. E quindi è qua che se la prassi va contro questo articolo, lei ha il dovere di cercare almeno di rispettare questo articolo del regolamento, perché altrimenti non ci sarebbe scritto in questa maniera. Punto 2. Credo che invece quello che stiamo assistendo, dopo che il collega Sisto ha fatto una segnalazione, sia un principio completamente sbagliato. Però, se mi ascolta magari Presidente, il fatto che l'emendamento oggi della Commissione non sia subemendabile, se non a meno che la bilancio dia un parere diverso di considerarlo come condizione rispetto al parere che ha già espresso È il adesso. contrario. Sì, però comprendo però che fino ad ora questo emendamento, se viene presentato dalla Commissione, diventa di fatto subemendabile. Nel momento in cui arriva in aula alla Commissione Bilancio, se diventa condizione, probabilmente preclude gli Esattamente. altri. Ecco, okay? Perché il concetto forse non era stato espresso in maniera chiara. Il fatto che la bilancio. Era stato detto che la bilancio poteva porre il veto di emendabilità o subemendabilità, ma in realtà è una fase successiva, quindi i subemendamenti si possono presentare, poi dopo verrebbero preclusi. Io le ribadisco il fatto che in vi si sia adeguata, a mio avviso vuol dire che necessariamente il parere deve pervenire in sede referente prima del mandato al relatore. Che la prassi vada in senso contrario, Presidente, credo che sia una connivenza a cui la Presidenza si è adeguata in questi anni. Onorevole Crippa, la Presidenza non si adegua a nessuna connivenza. È ovvio che l'optimum sarebbe che si desse sempre il parere in Commissione. Onorevole Crippa, su, abbia pazienza. Ormai ha capito anche lei più o meno come funzionano certe cose. Allora, è evidente che l'optimum sarebbe dare il parere per la Commissione. Quando questo non succede o quando non si riesce a fare questo, il parere si dà per l'Aula. Tra l'altro si è dato per l'Aula non senza qualche difficoltà, come lei ricorderà nella giornata di ieri. Quindi, quanto alla subemendabilità di questo testo, addirittura è stato dato il termine di un'ora per la subemendabilità. Quindi, dopodiché, siccome non è ancora passato in Commissione bilancio e la Presidenza non ha nessuna facoltà né di anticipare l'esito della Commissione bilancio né di prevederlo, vediamo che cosa succederà in Commissione bilancio. A questo punto avverto che la Commissione ha presentato. Onorevole Sisto, sulla stessa vicenda, poi chiudiamo No, questo. Presidente, solo per conoscere se allo Stato vi fosse un termine per.